Come un fulmine a ciel sereno, almeno per noi, l'arrivo di Palladini a Teramo. Per Palladini? Anche, non me l'aspettavo, è venuto tutto nel giro di poche ore, quindi è stata una bella notizia, diciamo così. E quindi quando sono stato chiamato, il presidente mi ha chiamato, ci siamo incontrati e abbiamo trovato subito la sintonia, perché, ripeto, in questo momento per me l'ultimo dei pensieri è pensare a quello che può essere tutto il resto che non è calcio, quindi anche perché sono un allenatore giovane, esperto, che deve fare esperienza, e quindi quando mi sei stata data questa opportunità non puoi dire di sì, ecco. Ti sei trovato nei panni di Asta nella tua carriera, ecco, in questo momento un allenatore cosa pensa? Che dispiace perché, come ha detto prima giustamente il presidente, quando accadono queste cose diciamo che si perde tutti, perché poi quando si fanno delle scelte si fanno per il bene della squadra, quindi quando uno fa delle scelte in inizio stagione pensa di fare il massimo, però purtroppo il calcio è questo, è micidiale, e quindi bisogna accettare con serenità sapendo di aver dato sempre il massimo, quindi questo è quello che penserà Asta, che ha dato il massimo, ha cercato di fare il massimo e il meglio possibile per il Teramo. Purtroppo poi ci sono delle situazioni che non stanno a me giudicare, e quindi il presidente ha deciso questo, quindi mi dispiace, ma purtroppo il calcio è questo. Sei fermamente convinto del fatto che questa squadra valga la Lega Pro? Sì, io sono convinto che questa squadra valga la Lega Pro, altrimenti non sarei venuto, e sono convinto che sicuramente qualcosina da fare c'è. Lo sa il presidente, ne abbiamo parlato in queste poche ore che ci siamo visti, ma è la prima cosa che mi ha detto lui, poi non è che io ho fatto delle richieste, perché poi la squadra si l'ho vista giocare 3-4 volte, ma poi non è che posso dare delle certezze, no? Quindi sono sicuro che si lavorerà per fare il meglio possibile. Cosa dirai ai ragazzi fra qualche minuto quando entri dentro? Niente, che dispiace per quello che è accaduto, ma il calcio è questo, e che voglio giocatori vogliosi e entusiasti e che vadano in campo sempre al massimo, perché solo così possiamo raggiungere i risultati. In bocca al lupo. Grazie.